Rassegna stampa di oggi 15 maggio 2018, questa è la prima edizione, cari amici. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Governo, Movimento 5 Stelle, Lega, Salvini evoca Berlusconi, allontana l'accordo. Sulla giustizia parlo per il centrodestra unito, ha detto. Mattarella concede altro tempo ai due partiti, ma i due leader escono dal colloquio con il capo dello Stato con espressioni e toni opposti. Di Maio parla di un governo da far partire il prima possibile con un programma per 5 anni. Il segretario De Carroccio è visibilmente irritato. Distanti su alcuni temi, ha detto, su sicurezza voglio mani libere, non ci sto a governi fantocci. Nel weekend il gazebo di Carroccio e la consultazione su Rousseau, e proprio domenica si chiude la finestra elettorale di luglio. Vota Miss Alpina bagnata tirando birra, polemiche dopo l'evento, gli organizzatori della donata dicono idea di un imbecille. L'evento è stato organizzato per le vie di Trento in concomitanza al 91esimo raduno nazionale degli Alpini. A rilanciarlo in un post di denuncia su Facebook è stata l'associazione Non Una Di Meno, che ha aggiunto sguardi viscidi, complimenti non richiesti, fischi, palpeggiamenti e gruppi di uomini che si accerchiano e ci impediscono di passare. Sono solo alcune delle cose che stiamo subendo. Ma il comitato si dissocia. Non ne sapevamo nulla, noi siamo persone serie. Venezia, nave da crociera da 40.000 tonnellate in avaria, bloccata nel canale della Giudecca per 30 minuti. Prima o poi doveva accadere. Una delle grandi navi che attraversano ogni giorno i canali del centro storico di Venezia è finita in avaria. Si trovava nel canale della Giudecca e a causa dei motori è diventata ingovernabile. Si tratta della Marella Discovery, un'imbarcazione di 40.000 tonnellate di stazza, lunga 264 metri e larga 37 metri. Roma, il manifesto, l'aborto è la prima causa di femminicidio, la Commissione Commercio dice a breve sarà rimosso. Il cartellone comparso sulla Salaria è firmato dall'associazione Pro-Life Citizen Go. Andrea Coia dice non esiste un controllo preventivo dei contenuti, altrimenti sarebbe censura. Nel caso si interviene su segnalazione per la rimozione. Roberta Ragusa, confermata la condanna a 20 anni per il marito Antonio Logli. L'uomo è accusato dell'omicidio e della distruzione del cadavere della donna, scomparsa nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 dalla sua casa di Gello nel comune di San Giuliano Terme e mai più ritrovata. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.